Ma è una norma che noi stiamo studiando e questi incontri, come quello di oggi a Savona, sono fatti per confrontarci con gli amministratori del territorio, una nuova legge che possa da una parte intervenire sulla rigenerazione urbana, ovvero dare degli strumenti snelli, rapidi, efficaci ai comuni per poter fare degli interventi di rigenerazione, quindi riqualificare i quartieri più in difficoltà, riqualificare quegli immobili, quegli edifici che oramai sono superati dagli anni. Perché non dimentichiamoci che in Liguria gran parte del nostro patrimonio edilizio è un patrimonio che è stato costruito tra gli anni 40-45 del dopoguerra e gli anni 70, quindi necessita di essere rigenerato, come proprio parla la legge. Dall'altra parte parliamo anche di intervento di recupero dei terreni agricoli. Molti terreni agricoli sono stati abbandonati perché l'uomo ha fatto altre scelte, ma quei terreni agricoli sono diventati anche terreno, come dire, di abbandono e di degrado. Quindi la cosa migliore, la cosa importante che noi dobbiamo fare e mettere nelle condizioni che nascano nuove imprese che possano essere legate al territorio e quindi diamo delle possibilità urbanistiche ai comuni, che sono soprattutto dell'entroterra, di poter dare a tutte quelle imprese che vogliono svilupparsi nel territorio di recuperare magari caseggiati, manufatti che sono degradati e abbandonati per creare delle imprese agricole, quindi legate al mondo agricolo e quindi dare prosperità e anche posto di lavoro. È una legge ambiziosa. Però crediamo che sia necessaria per questo territorio, speriamo che funzioni, siamo anche moderatamente ottimisti, ci confrontiamo col territorio per recepire idee e suggerimenti prima di andare in giunta in Consiglio regionale.